Bentornati ragazzi, io sono Sala52 e oggi continueremo la nostra avventura su Control. Bentornati in quel di New York. Nello scorso episodio abbiamo scoperto che Dylan è qui, eccolo. E basta, andiamo da Dylan e chiediamogli tutto quello che possiamo chiedergli. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this to be true. Can you stop that? Please. Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only truth. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel! Shit! Shit! He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small. In ordinary. In the desert. Through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song, time for applause. We build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the altered world event in ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe, maybe that will stop the hiss. Your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there.
Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the Hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this lie projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. You are a worm through time. The thunder's home distorts you. I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. But then the Bureau came and caught me, brought me back here. Lock me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? You are a worm through time. The thunder's home distorts you. Happiness. Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. This again? I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here. So that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice, really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted. And none of it was real anymore. It was a game. We were in a game. And it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office and something, 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 something. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. You are a worm through time. The thunder's home does. Maybe I can learn more about the Hiss from him. Can we talk? I just had an interesting dream. Shit. That's fascinating, but let's talk about the Hiss for a change, yeah? This dream was about the Hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the Hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the Hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying.
But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around, until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay, thanks for sharing that. For the record, that will never happen. Not as long as I'm alive. The thunder song distorts you. Maybe I'm just here to punish myself. Any new dreams you'd like to share, Dylan? I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Door said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? I'm not wild about the idea myself. Through time. The thunder song distorts you. Here we go again. Once more with feeling. Let me guess. You want to tell me about your dream? Yes. Yes. In fact, I'm having a dream right now. Oh. That's new. In this dream, I'm standing in the corner watching Jesse and Dylan talk about this very dream. This very dream! He said just now, and repeated it again now. I'm standing there and watching, and that's all I can do. It's as if I'm trapped there. And that's all I have to say about that dream. Okay, Dylan. That's good. Is he still in there? Or is this the hiss playing mind games? I don't know. Bene, finalmente non abbiamo più il quadrato qua per chiedere a Dylan qualcosa. Però tutto quello che ha detto era molto interessante. Io prenderò tutto quello che ha detto con le pinze e per vero. Quindi che significa? Significa che lo sto prendendo seriamente. Nel frattempo che... arriviamo dove dobbiamo arrivare, perché la nostra missione, come vedete in alto a sinistra, è il volto del nemico e dobbiamo trovare il programma dei candidati primari. Vi dico che secondo me quello che ha detto Dylan in parte è vero e in parte c'è qualcosa di sotto che non sappiamo, come la primissima cosa che abbiamo chiesto, il fatto che ha detto che ha sognato di essere ad Ordinary ma da solo, però era una ragazza e si chiamava... Dylan Jesse Faden, o al contrario, vabbè, Jesse Dylan Faden è uguale. E questo mi ha fatto pensare, ma non è che Dylan o Jesse in questo caso, e quindi con la persona con cui stiamo giocando, è semplicemente un sogno di Dylan oppure un sogno di Jesse, o il contrario, magari Dylan, però Dylan non lo so. Cioè è comunque è strano, questo è sicuro. Però mi ha fatto pensare, ma non è che ne esiste solamente uno e Jesse in realtà è semplicemente nella testa di Dylan, come noi nella testa in questo momento abbiamo Polaris? After North Moor stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one.
No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends, and disappointments. Then, P6. Dylan Faden. He fell into our arms. No parents. They're gone. Casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family. My daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home. My Susanna got sick. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two. P6 and P7. We're spoiled for choice. Allora, oltre al fatto che non posso sentire Same Old Story senza pensare a Cassette Beast, vabbè, è un gioco che non ho potuto portare sul canale perché non ho potuto registrare da Switch, comunque non abbiamo mai sentito parlare di C7, però, ora che l'ha detto Trench, è la prima volta che ci dicono che un altro candidato primario oltre Dylan. Ed è, non ci siamo nemmeno arrivati a C7, in realtà nemmeno nella stanza di C7. Quando siamo arrivati nella stanza di Dylan, nello scorso episodio, dove poi abbiamo scoperto che non c'era più, non siamo saliti sopra per andare da C7. Ok, strano, adesso sono curioso, tornerei addirittura indietro per andare a vedere se c'è la stanza di C7, per vedere cosa c'è dentro, se si può aprire, se... Okay. Qualsiasi cosa, perché è strano, perché dopo Dylan chi potrebbe... È vero che è passato un sacco di tempo, se Dylan è diventato C6 quando l'hanno preso da piccolo ad Ordinary, C7 potrebbe essere chiunque dopo tutti questi anni, quindi ok, però che cosa ha di speciale? No, in realtà cosa ha di speciale Dylan ancora, perché ok, ha un sacco di poteri ma non ne sappiamo ancora uno in realtà. Però era il candidato perfetto per diventare lui il direttore, solo che poi non è diventato più perché ha ucciso delle persone, da quello che abbiamo capito almeno, o da quello che si capiva e come ce l'hanno voluta raccontare, ecco. Però rimane il fatto che siamo diventati il direttore noi dopo aver recuperato la pistola. E se tecnicamente la pistola è sempre collegata al direttore, io l'ho sempre pensata in questo modo: Jesse è diventata la direttrice perché ha preso la pistola. Poi Trench non sappiamo nemmeno se si è suicidato o meno. Possibile, dopo quello che abbiamo sentito adesso. Però ancora un po' di dubbi, perché la pistola è comunque strana, potrebbe essere controllata da Liz la pistola. Non lo so, però comunque è un oggetto alterato, quindi qualcosa di strano ce l'ha sicuramente. Ok, detto questo, rimarrò fuori la stanza finché non riesco a vincere, perché non è, a parte che è strategia questa, il gioco dà la possibilità di rimanere qui con i nemici che non arriveranno mai fuori la porta, perché a quanto pare sono stati fatti e creati così per non uscire dalla stanza, e quindi a me sta bene così. Posso rimanere dietro questo vetro che in questo momento è indistruttibile, e quindi a me va bene così. Finché poi, a parte che in realtà devo entrare per forza, perché
Se continuo a sparare, questo continua a curarsi. E devo almeno togliere l'ammasso Is. Devo per forza entrare per togliere l'ammasso Is di mezzo. Perché sennò non riesco. Questo torna ogni volta a vita piena. Perché nel frattempo che c'ha tutte le macerie intorno, sicura. Quindi in realtà devo trovare il coraggio o perdere, e quindi ritentare, oppure utilizzare cerchio, quindi lo sprint, per andare avanti magari con lo scudo attivo. Questa volta potremmo utilizzarlo perché potrebbe tornare utile. Vedi, adesso potrebbe servire veramente lo scudo. Devo solo trovare il momento giusto di magari sto tizio che sta verso destra e non mi copre la strada a sinistra, perché me ne voglio andare verso sinistra e non verso destra, perché verso destra vedo molta più gente e quindi se me ne vado verso sinistra è meglio. Comunque no, non si può fare questa roba perché non riesco a togliere tutta la vita nel frattempo che, e quindi vado. Ah ok, sono tornato a vita piena, a posto. Però l'ammasso Is continua a stare qua, quindi devo per forza distruggere prima questo. Tra l'altro in realtà posso anche volare. Vi ricordo che non nello scorso, però due episodi fa abbiamo recuperato la TV Benikoff che ci ha conferito il potere di levitare. Quindi ora possiamo levitare. In questo momento non serviva così tanto, però comunque si può fare. Dobbiamo adesso, più di prima, dobbiamo controllare sempre anche in alto per vedere se ci sono delle stanze in alto, per vedere se è possibile andarci oppure no, perché ora abbiamo la possibilità, quindi perché non sfruttarlo. Comunque detto questo, visto che la nostra missione è questa, quella di dover andare a vedere il programma dei candidati primari, non credo che in questo episodio, però sicuramente nel prossimo scopriremo qual è, anzi chi è C7, perché se C6 è Dylan, C7, boh, non lo so, sicuramente qualcuno, Ati forse, però non lo so, cioè sì e no, però perché? Ma poi Ati in realtà è una persona ancora più potente secondo me, va bene, ok. Possiamo pure provare ad ipotizzare, però tutte le persone che conosciamo non lo saranno mai. Cioè sicuramente non può essere una persona che è nell'agenzia e lavora per l'agenzia. No, quindi tutte le persone che conosciamo, vabbè, Salvador e Tomasi sappiamo che fine hanno fatto, però ad esempio Emily, assolutamente no, Helen, cioè Marshall ovviamente, è strana. Hanno detto che ogni tanto scompare, la trovano nella soglia, non si sa cosa sta facendo. È una figura strana, però no, secondo me nemmeno lei. Irish, no, secondo me assolutamente no. Ok, va bene. Allora, esploriamo. A parte che questa stanza è fantastica con tutta la distorsione che c'è alla fine. Però, ho letto, non so se l'avete visto, ma c'era P7. Cioè c'era proprio la stanza di P7. Mi sa che ci andremo nel prossimo episodio però, perché beh, è durato 20 minuti la chiacchierata con Dylan, no? Ecco, quindi no, ora non lo so quanto è durata perché stavo registrando di continuo, quindi ok. Però comunque è durata abbastanza, quindi ci leggiamo questo foglio e poi vediamo se finire, penso di sì. Bright Falls, EMA 35, dettagli. Alice Wake, moglie del signor Wake, è stata trovata durante l'indagine dell'agenzia. È stata quindi interrogata ed esaminata. Ha mostrato segni di un grave trauma mentale sotto forma di una perdita della memoria, non sappiamo. In seguito è stata mandata in terapia. In conclusione si ritiene sia rimasta intrappolata nella soglia durante la sua manifestazione. Dopo l'evento di Bright Falls risultano dispersi l'agente speciale dell'FBI Robert Nightingale e il dottor Emil Hartman. Fare riferimento al dilemma dell'autore e al documento Re il Lodge a Cauldron Lake. I ricercatori dell'agenzia credono che questo evento sia stato il risultato di una percezione forzata della realtà soggettiva derivante dal signor Wake, che è sovrapposta alla nostra. Wake è stato segnalato come un potenziale para-autoritario. Vedere il documento programma candidati primari per maggiori dettagli. Nel 2011 un libro di Clay Stewart intitolato The Alan Wake Files è stato pubblicato da Rodabound Press, New York e Olympia. Gli agenti hanno interrogato Clay Stewart sospettando di una minore attività para-utilitaria. È stato quindi posto sotto sorveglianza indefinita. Nota: a Cauldron Lake è stata quindi istituita una stazione per allerta dell'agenzia in caso di eventuali attività future.
Vabbè, dai, allora vi lascio con questo piccolo dubbio, con questa domanda. Ma allora P7 è Alan Wake? Bene, bella domanda, no? Beh, a sto punto, anche dopo aver letto questo, è sicuramente la cosa migliore che mi viene da pensare in questo momento, perché non ho assolutamente idea di chi potrebbe essere P7 di conseguenza. Perché non Alan Wake, che ormai lo stanno spammando nei fogli che stiamo leggendo. Ma detto questo, ragazzi, io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram, di seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.